Bonjour, Madame, Messier, merci à tout le monde d'être ici. J'ai le grand plaisir d'ouvrir la première session de la journée d'aujourd'hui avec les interventions de Giuliano Gasparri, Mattia Mantovani et Sigrid Agostini. Ici, je ne prendrai pas trop de temps pour présenter nos invités, puisqu'on se connaît, mais j'ai le grand plaisir d'introduire comme le premier Giuliano Gasparri, qui est un cher collègue et qui est entré il y a un an dans notre doctorat international. Il travaille maintenant sur Gassendi et il nous parlera alla ricerca dell'io nella filosofia di Gassendi. Merci Giuliano, merci d'être ici e je te laisse la parole. Merci, Igor. Bonjour à tout le monde. Encore une fois, merci aux organisateurs de ce séminaire intercontinental et ectoplasmatique. Et donc, je suis très heureux d'être avec vous. Je dois m'excuser avec les collègues français et anglophones, parce que je vais parler en italien et c'est un peu bête de ma part. I'm sorry, I didn't translate my paper, so it was a little bit stupid from my side, but it's too late to do it. So I'm going to speak in Italian. I hope I'll be clear. Mi sentite bene? Sì. D'accordo. Allora, parliamo di Gassendi, anzi, cominciamo da Descartes. Descartes, come sappiamo, scrive di metafisica in prima persona, nella letteratura filosofica a lui contemporanea, in questi contesti di valore eminentemente teoretico, l'uso della prima persona è raro, mentre Descartes scrive spessissimo je, e anche in latino ego. Marta Fattori, in un articolo del 1997, ha anche contato le occorrenze per il francese in un corpus composto da Discours, Méditation et Passion de l'âme. Je compare 1837 volte, senza contare la famiglia degli aggettivi e dei pronomi moi, moi-même, mien, eccetera. Gassendi, invece, in contesti analoghi, ricorre raramente alla prima persona. Certo, l'io è molto frequente nelle Exercitationes del 1624, ma questo si spiega innanzitutto con il fatto che il testo è strutturato come un dialogo con un tu aristotelico. Ma anche nella prefazione l'io è molto presente e si tratta di un io combattivo che si erge di fronte a quello di Aristotele o dei settatori più supini di Aristotele, agitando il vessillo della Libertas Philosophandi, una baldanza giovanile che andrà perduta nelle opere successive. Nella disquisizio metafisica, l'io è soprattutto un tu, cioè è usato riferendosi all'io soggetto del cogito cartesiano, riportando o criticando le argomentazioni di Descartes, con un tono anche canzonatorio, come quando obietta a Descartes che tutto quello che pensando se stesso, a prescindere dall'esperienza sensibile, potrebbe dire sarebbe ego, ego, ego. E qui, peraltro, si vede già tutta l'incomprensione da parte di Gassendi dell'io cartesiano, che è qui pensiero in generale o condizione di ogni pensiero, qualcosa la cui conoscenza quindi è anteriore a ogni esperienza, non perché innata, ma perché intuitiva. L'io propriamente gassendiano invece si presenta come un io cieco. Admitto me quo ad mentis naturam spectat omnino cecum, dice qui Gassendi. Nelle opere sulla filosofia di Epicuro e nel Syntagma Philosophicum, quando Gassendi ricorre alla prima persona, solitamente si tratta della prima persona plurale, il noi, mentre di norma scrive in forma impersonale, dove le affermazioni sono tipicamente rette dal suo celebre videtur. Le incursioni più significative dell'io sono quelle in cui, come nella trattazione delle parti degli animali,
L'io compare per cantare la gloria di Dio di fronte alle meraviglie della sua opera. Mentre nella trattazione della mente, di cui ora parlerò, o di altri temi particolarmente delicati, l'io interviene soprattutto per confessare la propria inadeguatezza, come ad esempio quando parla del problema di spiegare come da cose insensibili possa nascere la sensibilità. E qui addirittura un io balbuziente. Dovrei avere la presentazione. Ecco qui, spero che lo vediate. Dunque propone queste cose di cui sta parlando, anzi piuttosto le tocca soltanto balbettando. In questo senso dunque, se cerchiamo in Gassendi il Je suis dell'Etas cartesiana, non lo troviamo, o se non altro ne troviamo solo il netto rifiuto. Nulla vieta però di interrogarci sulla concezione della mente o intelletto umano, che è l'analogo della res cogitans cartesiana, nell'opera più tarda di Gassendi, in particolare nelle animadversiones e nel sintagma. L'intelletto umano per Gassendi è il principio del nostro intendere o delle nostre operazioni intellettuali, cui Dio ha attribuito un sostrato immateriale, quindi esiste come sostanza immateriale, che a differenza della sostanza delle intelligenze pure, come quelle angeliche, possiede un'inclinazione naturale ad agire in concomitanza con il corpo, e più precisamente con quel corpo per informare il quale è stato creato da Dio alla nascita del singolo essere umano. Questa sostanza non c'è speranza di sapere cosa sia. È avvolta da una nebbia che la oscura, caligo, tanto che non può conoscere nemmeno dove e in che modo risieda nel corpo e agisca nel corpo. E quindi, dice Gassendi, saremmo temerari, temerari simus, se affermassimo qualcosa sulla mente in modo certo e indubitato, se non quello che ci insegna la sacra fede. Quindi al massimo possiamo puntare a qualche cosa di verosimile, aliquid verisimile. Dunque di questa sostanza non possiamo avere che una conoscenza confusa, ma possiamo avere in qualche modo notizia della sua immaterialità e della sua immortalità. Nella trattazione di questo tema e nella ricerca degli argomenti filosofici e storici più appropriati per sostenerla, che tipicamente riparte dai primordi della filosofia, Gassendi scarta, ovviamente, oltre all'impostazione democritea, anche l'impostazione tomista, quella di la concezione di un'anima come forma sostanziale che è unico, indiviso principio di vita, sensazione e intellezione e che è immediatamente unito al corpo. Perché sente bene quanto Descartes, o per influenza di Descartes stesso, la necessità di distinguere nettamente la sostanza immateriale della mente da quella materiale del corpo, la quale sostanza materiale ha un funzionamento meccanico comprendente per Gassendi il sostrato della facoltà immaginativa, cioè il cervello. Non riconoscendo tuttavia la validità del metodo di Descartes, Gassendi percorre un'altra via e lo fa ripartendo da Aristotele. La sua lettura di Aristotele è meticolosa, come la lunga disamina delle interpretazioni dei commentatori del De Anima, dagli antichi fino a Zabarella, al Cayetano, che Gassendi discute da un lato attenendosi filologicamente ai testi di Aristotele senza nascondersi le loro aporie, e dall'altro alla luce dei capisaldi della religione che lo orienta nella caligo del tema anima. Il ricorso ad Aristotele non è un semplice rifugiarsi nell'aristotelismo per meglio ottemperare ai dettami dei concili, perché in questo caso sarebbe stato meglio ricorrere a Tommaso, ma è indicativo di un orientamento filosofico preciso. Il discorso sull'anima, dice Gassendi, va affrontato perché serve a preparare la via a sostenere la sua immortalità. In questo senso, naturalmente, Gassendi non può ricorrere alla filosofia atomista. Sarebbe facile, dice,
si potrebbe fare in poche parole: res expediri et paucis et facile posset. Sarebbe facile affermare con Epicuro e Democrito che la mente è corporea e coincide con la fantasia, e dunque che anche negli animali c'è una mente, diversa da quella umana per perfezione, ma non per sostanza. Ma se ne potrebbero dedurre conseguenze inaccettabili, cioè o che la mente dell'uomo sia mortale come quella degli animali, o che quella degli animali sia immortale come quella degli uomini, ed entrambe le cose non sono tollerate dalla religione. Allora dobbiamo sforzarci, in qualche modo, ad nitendum quoquo modo est, di filosofare in modo congruo con quanto definito dalla religione. Questo appunto non è facile, e infatti può portarci a concludere solo qualcosa di massimamente probabile, ma va fatto. Ora, questo non è facile è esattamente quello che Gassendi aveva fatto presente a Descartes nella Disquisitio, quando gli aveva opposto che non era facile, facile profecto non est, stabilire il discrimine tra intelletto e immaginazione. Quindi attenzione a dire che Gassendi nel Sintagma concede a Descartes quello che gli aveva negato nella Disquisitio, perché gli aveva concesso che esiste un intelletto immateriale, e quello che non gli aveva concesso era che esso possa essere puro in questa vita e che si possa conoscerlo con certezza matematica. Descartes cioè aveva preteso di risolvere questioni troppo difficili con il ricorso all'intuito, quasi fosse stato un'intelligenza angelica, e ciò aveva affermato l'immaterialità dell'anima deducendola dall'intuizione pura della sua essenza, un tipo di esperienza privata. Cartesio parla di apud se experiri, che Gassendi non ritiene si possa avere, o sulla quale non ritiene che si possa fondare un discorso scientifico. Gassendi invece riparte da Aristotele, perché questi aveva indotto la distinzione tra intelletto immateriale e fantasia corporea dalle operazioni dell'intelletto, di cui abbiamo esperienza pubblica, e non dall'essenza, che per Gassendi è inconoscibile. È lo stesso criterio per cui, ragionando in modo discorsivo sulla base dei segni che ci offre l'esperienza, si può concludere all'esistenza di cose che superano la nostra percezione sensibile, come dall'osservazione del sudore inferiamo l'esistenza di pori nella pelle, o dalla considerazione del movimento inferiamo l'esistenza del vuoto. Nel Sintagma, Gassendi esamina anche la tradizione platonica, che insisteva molto sul carattere immateriale e immortale dell'anima umana, ma poi lascia cadere il platonismo per vari motivi. Considera incomprensibili sia la tesi dell'anima umana come particola dell'anima del mondo, sia le dottrine della preesistenza e della trasmigrazione delle anime, scarta di conseguenza la dottrina gnoseologica della reminiscenza e con essa l'innatismo delle idee, scarta l'immagine di un'anima che assiste il corpo come un nocchiero nauta nella nave, perché l'unione nell'uomo di mente e corpo è un'unione sostanziale, non accidentale. Quindi su questo Gassendi è d'accordo con Descartes, con buona pace di Regius. Scarta infine il carattere non unitario dell'anima platonica, cioè l'opposizione al suo interno di una parte razionale e di una parte irrazionale, quest'ultima suddivisa in irascibile e concupiscibile. Nel modello aristotelico invece trova un intelletto immateriale, semplice e separabile, chiaramente distinto dall'immaginazione, assente negli animali, virtualmente identico in ogni uomo, ma portato a funzionare in modo diverso a seconda dell'ineguale temperie del corpo, e in particolare del cervello e quindi della fantasia. L'aristotelismo di Gassendi non va sottovalutato. Non soltanto c'è la ripresa di questi materiali psicologici, non soltanto la ripresa del principio fondamentale dell'empirismo per cui nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, ma aristotelico è anche in fisica, come dire, il tipo di sguardo sulla natura, lo stesso interesse che ha Aristotele nei confronti di ogni specie di ente, anche di quelli più infimi come gli insetti, eccetera. Proprio perché, anche se meno eccellenti delle essenze eterne, le cose terrene sono più vicine a noi
e ci offrono più dati osservativi, sicché in esse scopriamo altrettanto vivida l'impronta dell'intelligenza divina. È anche per questo che è possibile ragionare in modo naturale e basandosi sulla considerazione della natura per argomentare in favore dell'immortalità dell'anima. Dico argomentare e non dimostrare nel senso delle dimostrazioni dotate della certezza delle matematiche, perché le dimostrazioni dell'immortalità dell'anima in Gassendi, come quelle dell'esistenza di Dio, sono comprese nella fisica e hanno lo stesso carattere di probabilità o verosimiglianza delle altre argomentazioni fisiche. E nella fisica di Gassendi tutto è concepito, descritto e spiegato in base ai fini, cioè il mondo della natura, di cui facciamo parte anche con la nostra anima, non è un mondo fatto a caso, come pensava Epicuro, ma dotato di senso, in quanto disegnato da un essere intelligente in base a fini che restano iscritti in ogni ente della natura e ci rimandano per induzione a Dio. Dunque la tenue metafisica di Gassendi, espressione di Gregory, non è giustapposta alla fisica, ma si costruisce in continuità con essa e con gli stessi metodi, come ad esempio la struttura anatomica della lingua è tale perché è destinata a certe funzioni. Allo stesso modo, se la natura o Dio ha posto in noi certe anticipaciones, come il desiderio di immortalità o di giustizia ultraterrena, questo deve avere un fine, perché la natura nil frustra facit, ha i suoi scopi. Se la natura ci ha dato un presentimento e un desiderio di immortalità che ci porta a fare cose che dureranno oltre la nostra vita terrena, è perché la vita ultraterrena esiste, altrimenti non avrebbe senso. Questa è una delle cosiddette prove morali dell'immortalità dell'anima, che Gassendi espone citando ampi brani dalle Tuscolane di Cicerone, e in effetti gli argomenti sono tradizionali e notissimi. La prova invece che Gassendi definisce fisica dell'immortalità dell'anima è quella basata sull'immaterialità dell'intelletto. L'immaterialità a sua volta si dimostra individuando le funzioni, operazioni o azioni proprie dell'intelletto e distinte da quelle dell'immaginazione. Operazioni di cui possiamo fare esperienza, experiamur. L'elenco che Gassendi ne dà è un elenco complesso e per certi versi problematico. Comunque in generale dice che la fantasia e l'intelletto procedono pari passo, in modo tale che può sembrare che siano un'unica identica facoltà, ma ci sono alcune operazioni non volgari che, anche se prendono occasione dalla fantasia, non sono proprie dell'intelletto e ci convincono quindi della sua distinzione. Tra queste operazioni non volgari c'è innanzitutto l'apprensione di nozioni prive di contenuto immaginativo, come nel caso di quelle cose che non cadono sotto i sensi e quindi non possono imprimere una traccia nel cervello, come le nature o sostanze incorporee, ad esempio Dio. Dunque, l'intelletto umano, a differenza dell'anima dei bruti, degli animali, è in grado di usare come appiglio, ansam, la specie corporea o immagine per concludere, raziocinari, l'esistenza di un aliquid incorporeo. Questa specie corporea quindi è occasione dell'intellezione e non a caso Bernier, nella Brégée della filosofia di Gassendi, traducendo questo passo, rende ansam con occasion, e tornerò tra poco su questo punto. E allo stesso tempo la specie necessariamente vela l'intellezione, cioè la rende oscura e confusa. D'altronde, anche per la conoscenza dei corpi sussiste lo stesso problema. Non possiamo conoscerli intuendoli direttamente, attraverso una specie direttamente ricevuta da Dio, come farebbero gli angeli, ma sempre per l'intermediazione della fantasia corporea, e questo ex institutione autoris, cioè per istituzione divina.
È buffo che gli storici della filosofia, con le dovute eccezioni, penso in particolare fra i lavori relativamente recenti a quelli di Antonia Lolordo, è buffo che abbiano scritto centinaia di pagine per dimostrare che Gassendi non voleva dire quello che ha scritto, perché invece voleva dire che l'intelletto non è realmente distinto dall'immaginazione e quindi che l'anima è materiale, mentre il povero Gassendi ha scritto centinaia di pagine per dire esattamente il contrario. All'epoca delle Exercitationes, d'accordo, probabilmente lo pensava davvero, almeno stando al piano dell'opera incompiuta che compare nella prefazione, ma poi ha lavorato per decenni per dimostrare filosoficamente il contrario, bene o male che lo abbia fatto. Sappiamo che Gassendi lavorò già negli anni tra il 1629 e il 1633 al progetto di rispondere all'epicureismo con degli adoucissements convenables au point qui touche notre foi. Ma la soluzione adottata nel sintagma, lavorando in particolare sulla distinzione aristotelica dell'intelletto agente da quello materiale, può essere in parte influenzata e motivata dalla radicalizzazione della distinzione reale operata da Descartes. E allo stesso tempo l'approfondimento e lo sviluppo di questo tema in Gassendi può essere stato reso necessario dalla contemporanea elaborazione sempre più approfondita da parte di Gassendi di una sottile fisiologia meccanicista dei processi cognitivi che è più simile a quella cartesiana che a quella epicurea. Una prova di questo, secondo me, sta nell'adozione da parte di Gassendi nel trattare il tema dell'interazione mente-corpo di un vocabolario che definirei in senso debole occasionalista, nel senso dell'impiego sistematico del termine occasio in luogo di quello di causa. Gassendi, come Descartes, non è occasionalista, naturalmente, intanto per quanto riguarda le cause del movimento, che sono gli atomi, che sono cause seconde, dotati da Dio di un movimento che poi si conserva costante. Ciò non toglie però il carattere aporetico di alcune questioni gnoseologiche, perché da un lato tiene fermo il principio per cui l'intelletto, essendo incorporeo, può produrre solo azioni incorporee, mentre l'anima corporea può produrre solo azioni corporee, cioè muovere il proprio corpo e per mezzo di questo gli altri corpi. Ma dall'altro lato sostiene la tesi per cui l'anima razionale non è forma meramente assistente, indipendente dal corpo e nelle sue funzioni, ma informa realmente il corpo in modo tale che per ragionare prende occasione dai sensi e dalla fantasia. L'uso del termine occasione in contesti simili compare già un paio di volte nella disquisizio e poi più spesso nelle animadversiones e nel sintagma. A occhio ho contato almeno una dozzina di occorrenze riguardanti il rapporto tra intellezione o ragionamento da un lato e immaginazione e sensazione dall'altro. E questo prescindendo dalle occorrenze che riguardano l'ambito della fisica, che sono almeno un'altra dozzina, dove il senso è generalmente quello, diciamo, di condizione necessaria, ad esempio le parti della materia che si distraggono, si allontanano fra loro in occasione del vuoto, salvo in un paio di casi in cui il termine è usato proprio come sinonimo di causa, propter, e prescindendo anche dall'occorrenza del termine nei contesti astronomici, che pure sarebbe interessante, Descartes per esempio non la usa mai in quei contesti. In un caso abbiamo il sintagma causa et occasio, riferito alla specie impressa nel cervello come appunto causa o occasione della specie espressa, cioè dell'immagine prodotta dalla fantasia, ma qui non stupisce che si possa parlare di causalità vera e propria perché tutto si svolge a livello materiale. Nell'ambito della biologia, ad esempio nel capitolo sull'uso delle parti degli animali, pure il termine compare spesso e qui di nuovo l'occasio appare opposta alla necessitas e vale piuttosto opportunità o anche mezzo, quindi direi condizione disposta a un fine, soprattutto nei passi in cui Gassendi è impegnato a contestare l'impostazione epicurea per
per cui la struttura degli organi biologici sarebbe dettata dal caso, o più in generale l'ordine della natura sarebbe generato a partire dal caso. Ad esempio, quando Gassendi dice che il grano sfrutta l'occasione datagli dalla pioggia per crescere. Parlando del rapporto tra intelletto e immaginazione, come sinonimo di occasione compare anche il termine, il sintagma causa velut instrumentalis, riferita alla fantasia, opposta quindi all'anima razionale che invece è l'agente principale. Ora, siccome abbiamo parlato delle origini dell'occasionalismo proprio recentemente con alcuni dei colleghi oggi presenti durante la discussione della tesi di dottorato di Mariluna De Leonardis su Louis de la Forge, non ho potuto fare a meno di notare l'ampio impiego del vocabolario dell'occasione da parte di Gassendi, più frequente ancora che nelle opere di Descartes pubblicate fino ad allora, in particolare sulla questione della produzione di intellezione sulla base dell'immaginazione e di immagini sulla base della sensazione. Questione che ha avuto un ruolo importante nella genesi delle teorie occasionaliste di Laforge. Ora, in questa genesi delle teorie occasionaliste sono implicati a vario titolo Laforge, Clerselier e Cordemois, i quali tutti conoscevano bene Gassendi e ne discutevano la filosofia insieme a quella di Descartes nell'Accademia di Montmore. Sappiamo che Laforge e Cordemois cominciarono a rendere pubbliche le teorie occasionaliste nel 1658, che è proprio l'anno in cui esce l'edizione lionese delle opere di Gassendi. Allora, non voglio dire che Gassendi sia l'ispiratore dell'occasionalismo, ma non possiamo escludere che le sue opere abbiano contribuito in qualche modo a formare quell'humus filosofico dal quale prende corpo l'occasionalismo. In ogni caso, e concludo, la curvatura che prende in questo senso la psicologia o la gnoseologia di Gassendi negli anni 40 dopo le meditazioni cartesiane mi sembra essere un segnale del fatto che Descartes aveva messo sul piatto un'impostazione estremamente radicale di certi problemi, cioè una volta individuata filosoficamente una mente separata, soggetto o principio dell'intellezione pura, come concepire l'interazione di questa con il corpo inteso secondo un modello meccanico. E questa impostazione non poteva più essere elusa, tant'è che Gassendi, pur sviluppando e approfondendo man mano la propria posizione, attraverso il recupero e riutilizzo di materiali attinti dalla tradizione, è portato, nonostante le diverse premesse metodologiche, a convergere in parte con Descartes stesso, almeno nel senso che è costretto ad affrontare una serie di difficoltà che pure avvertiva in partenza come insuperabili, per poi abbassare le armi, dichiarare lo stallo, proprio in alcuni punti in cui si arrestava anche Descartes. In questo senso, forse anche il sintagma philosophicum di Gassendi, più ancora della disquisizio, appartiene all'ethos cartesiana. Grazie. Grazie Giuliano per questo splendido intervento, che sicuramente lascerà delle discussioni di un certo tipo in sede di dibattito. Je me ferai le plaisir de saluer Mattia Mantovani. Je me permets de présenter un tout petit peu, juste puisque ce n'est pas la première fois qu'il est avec nous à Lecce, mais il est encore jeune, et donc je voudrais dire quelque chose de lui. Mattia Mantovani è un postdoc research fellow all'Università Catholique de l'Europe, non a Louvain-la-Neuve, a Leuven. Il y a un gros projet de recherche sur la direction de Christophe Lutti sur The Teaching of Descartes' Philosophy in the Southern Low Countries. Il s'est formé à l'École normale supérieure de Pisa. Il a obtenu son doctorat à la Von Humboldt à Berlin sous la guide de Dominique Perle. J'ai eu le plaisir de lui rencontrer à Cambridge pour la première fois, je crois, Mattia, sur un gros colloque sur Ingenium, dont les actes viennent de sortir. Justement, une de ses publications que je préfère le plus,
C'est un très beau article sur Herbert of Cherbury, Descartes and Locke on innate ideas and universal concept, to be printed in the journal, or perhaps already printed, Journal of Early Modern Studies, already printed, I think. Mattia, il est en train aussi de publier avec Davide Cellamare un très beau livre sur the teaching of Descartes philosophy in the Low Countries. Ah no, the teaching of Descartes philosophy, tout court, I think. Qui sera publié, je crois, cette année. Merci, grazie Mattia di essere qui, ti lascio la parola. Benvenuti. Thank you, Igor, for the most kind presentation, and thank everybody for being here. It's unfortunate that we cannot be in Lecce all together, but it's still lovely that we have a chance to exchange idea in this format. And thanks for all. Thanks to all of you for being here today. And I share my screen, and then we can go to work. Do you see it? Because I just see my screen. Okay, perfect. At the beginning of the second meditation, after having declared ego sum, ego existo, the meditator starts to wonder about the nature of this I, his own nature. The first thought that occurs to his mind is to be a human being. But what is a human being, he asks. A rational animal, reads the standard scholastic definition, but the meditator realizes that by entering this path, he will then have to define what animal is, what rational is, and so again and again, to the risk of getting lost into a labyrinth. The meditations will thus take a quite different route that will lead the meditator to conclude that he is a mind, a res cogitans, really distinct from the body. The question of what it is to be a human being remains yet important for Descartes. So important that he corrected the title decided by Mersenne for the 1641 edition of the Meditation so as to include a reference to the human mind specifically, besides the well-known change as regards its immortality. Likewise, the first book of the Principia was devoted to the principles of human knowledge. Indeed, if the mind can, in principle, exist without a body, for Descartes, Descartes was clear that, de facto, we always experience ourselves as intimately conjoined and united to our limbs. As well known, this theory gives rise to a bunch of questions. How can two substances of different kinds be united and interact? Why are minds embodied in the first place, and why are we embodied to a body of this sort? To quote from Deschenes, very vividly, Cartesian soul has nothing in it that would imply that it should be joined with a human body rather than with a body of a rat or, for what matter, a piece of bread. According to Descartes, these are questions that exceed our comprehension. To Gassendi, who pushed him on this issue, Descartes famously replied that a silly guy can raise in 1 minute more questions than the most learned man could answer in centuries. And this is a typical example of Descartes' amiability. But if the metaphysics of the mind-body union is shrouded in darkness, the very fact that we are united to a body is, according to Descartes, a most evident truth, something that the senses teach us at any one time. Philosophers might well be puzzled, but it's enough to open our eyes or to raise our arms to make sure that we are not disembodied minds. And you find it in many passages, and in particular in this famous letter to Elizabeth that I'm not going to read. In my talk today, I would like to take one step forward and show that, as for Descartes, the senses do not only reveal that we have a body. I think that it can be proved that, according to Descartes, sense perception has a peculiar character that qualifies it as a specifically human affair. Thanks to our senses, that is, we experience not only that we are embodied, but also that we are a union of a particular sort, a human being. In order for this specifically human character of sense perception to emerge, one has to pay attention, I think, to a doctrine of Descartes' theory of perception that he started to articulate in the early 30s and he kept on defending till the end of his life, the theory of an institution of nature. For the sake of time, I will not dwell here on the first formulation of this, as of this theory in Le Monde, and focus on Descartes' mature statement from the discourse onwards.
Where are we here? The image is taken from the Omine is by Chal, but gives the idea of what's going on in the castle right at the time of the Dioptrique. An important part of the castle Dioptrique is to break down the perceptual process and in particular the visual process into pieces so as to understand what's going on between the object and the eye, from the eye and the nerves, and then finally in the brain. More in particular, the car focuses on the last stage of the perceptual process, the transmission of the retinal image to the pineal gland, to realize that what stimulates the brain, properly speaking, are nothing but certain patterns of motion. No red reaches the brain, but just a certain trembling of the nerves and a certain motion of the spirits. How is it then, though, that we don't perceive patterns of motions, but we see color? That we don't smell patterns of motion, but we smell the flower, the smell of a flower. And it's exactly at this point that the Descartes' theory of an institution of nature comes into play, so as to explain how certain brain states relate to the brain, the mind states we have. The similarity of the retinal image and then the brain image to the external object is indeed, Descartes argue, only residual. And in order to explain how we perceive the way we do, we must introduce something more. And though this picture, the retinal image, in being so transmitted into our head, always retains some resemblance to the object from which it proceeds, nevertheless, as I have already shown, we must note all that it is by means of this resemblance that the picture causes us to perceive the object, as if there were yet other eyes in our brain with which we could apprehend it. It is rather the movement of which this picture is composed, the trembling of the spirit and the nerves, that acting immediately on our mind in as much as it is united to our body, are so established by nature as to make it have such perceptions. The French reads, son institué de la nature pour lui faire avoir de tels sentiments. The theory of an institution of nature, as I was saying before, was defended by Descartes till the very end of his life. I cannot gather too many pieces of evidence here, always for the sake of time, but suffice it to notice that you find it in the Meditations, it's the first quotation that you find in the slides, as well as in Descartes' last published works, the Passion de l'âme, which makes clear also, by the way, that the institution of nature, according to Descartes, works both for the external and the internal senses, by which it encompasses the appetites and the passions. The expression is notably absent from the Principia Philosophiae, the Latin work of 1644, but it was promptly reintroduced, you might see here at the end of the slide an example, in the French authorized translation of 47 that was Descartes himself to revise. So we find here we are confronted, I think, with coherent theory defended and articulated throughout all of Descartes' works, from 37 onwards. The rarity, if not absence, as for the case of the principles, of the explicit expression, the institution of nature, institué de la nature, suggests, I think, that in the Latin words, Descartes was trying to take one step back and try to inquire into the metaphysical status and grounding of these different institution of nature. So far, as expressed here, you might see that Descartes is describing the brain states as instituted one by one so as to bring about a certain mind state, a certain sensations. Well, in the Meditations and in the Principia, while retaining the argument, Descartes take one step back and say that, well, all these instances of institution are in fact subordinate to one big institution, the constitution of the human mind, is the first passage that you find in the slide here. God could have constituted the nature of man such that this particular motion in the brain exhibited something else to the mind rather than a sensation of pain as occurring in the foot. For example, the actual motion occurring in the brain or in the food, or in any of the intermediate regions, or something else entirely. In the Principia 2, Descartes rephrased the entire subject of the relation between brain state, mind state, and brain state in terms of the nature of the mind, having been established in a particular way by God in creating it.
This transition from a natural institution of the manifold brain states to a divine constitution of the human mind is noteworthy, but I think perfectly in line with Descartes' definition of nature that you find always in the meditation. This is the passage that you find at the bottom of the slide. Nature is nothing other than God himself or the order system of created things instituted by God. So according to Descartes, the fact that we do see certain colors while seeing objects and so forth isn't something that depends from external objects, but from the particular setting of the human mind, from the constitution of our nature. You can easily see here that the Descartes' theory of perception is radically breaking with this scholastic account of what it means to perceive, and more in general, to come to gain knowledge of external things. It would be impossible, of course, to summarize in one talk the relation of Descartes to the scholastic tradition. This is the job of the Nouvel Index Scholastico Cartesien that Igor is about to complete, and I was really happy and proud to have a chance to collaborate with it in part. But I will try to pursue this line and pursue this kind of research a little more and try to see whether we can locate a possible source of Descartes' theory of the institution of nature, which might help us to understand how the theory was phrased in a particular way and what Descartes' polemical target was. As I was saying, this theory of perception is radically in contrast with the scholastic understanding of the perceptual process. Here you find a typical passage stating that the sensory power before being acted upon by the object, by receiving a likeness of it, is dissimilar to the object. And then by taking in the species, we come to know the external objects. The species is considered as a representational device that permits us to get acquainted with external objects, with their color, for example, and so forth. We know a little bit of what Descartes was reading while in La Flèche. We have an important letter to Mersenne, well known. I beg you to send me the names of the authors who have written textbooks of philosophy and to tell me which are the most commonly used and whether there have been any new ones since 20 years ago. I remember only some of the Conimbricenses, Toledus and Rubius. Descartes, though, doesn't name works explicitly, so we don't know which works he was actually reading from the Conimbricenses, Toledus, and Rubius. I think that a look at the educational policy of Jesuits College, and in particular of La Flèche, helps us to make an educated guess as to which work Descartes was reading. The first work maybe through which he approached the theory of the species, or at least one of the few that helped me to get a sense of what was going on according to the scholastics. The course on Aristotle's De Anima were taught during the final year of the three-year philosophical cycle. Descartes was in La Flèche till 1651. And two years before he left La Flèche, so right in the years where he had to study Aristotle's De Anima, Antonio Rubio's commentari in Libros Aristotelis De Anima were issued for the second time, for the first time in Lyon and for the second time in general. Its various reprints, among which one 7 years later in Lyon, attest to his success. Why is this work relevant, and how does Rubio articulate the cognitive and perceptual process in this work? Well, it's of course a standard Aristotelian account in the sense that Rubio defends the representational working of the species, saying that thanks to them, we come to know the object. How do species perform this task, though? Rubio goes against the theory he identifies with the one of Aristotle or other thinkers, for example, Roger Bacon and followers, according to whom the species work as a sort of pictures, images of the external objects, according to which we do apprehend red because the species somehow turns the eye jelly red. Rubio has a very different understanding for a variety of reasons that I cannot discuss here, but its main point is that in order for the perceptual process to remain an affair of the soul, an active thing, we must in some sense have that the species is opaque, that the species doesn't work immediately as an image of the external object, but is in some sense a form of similarity.
it works like a virtual similarity of the objects out there in the world. So after having excluded the possibility that the species represent by virtue of pictorial likeness, it remained though to be explained how the species performed the task. And Rubio's own solution to the problem was to argue that although the species is not similar in a pictorial sense, it still resembles the objects in some virtual way. Following Suarez and the Conimbricenses, Rubio argued that the species should be conceived as something like a seed of the object itself, quasi semen. Rubio claimed that just as a living being is a gender out of a seed which doesn't resemble it, think of an oak tree and an acorn, so can the species that fecundates the sensory faculty beget the sense perception which bears no pictorial resemblance to the species itself. So the idea is, you have the external object, something like an oak tree, then you have the species, which is dissimilar to it, something like an acorn, but this acorn generates the same sense impression of external object. So, quindi avete insomma una quercia che genera una ghianda che è diversa dalla quercia, ma questa ghianda genera poi una quercia che è simile alla quercia iniziale. Rubio maintained that the only way to account for sense perception was to assume that the species somehow encoded in themselves the object's form. And to illustrate this point, Rubio relied extensively on the seed analogy. At one point, he even candidly admitted that this analogy was the only expedient he could think of. And you find it in the end, non est animalus modus excogitabilis. And the expression used by Rubio to express this working of the species is to claim that the species is somehow naturaliter ordinata, so as to bring about the pertinent sense impression. Rubio's theory enjoyed considerable popularity in Jesuit colleges, and not only in France. For example, Fopiscus Fortunatus Plem, who has studied in Ghent, reproduced almost verbatim Rubio's account of the perceptual process. This fact is particularly relevant as Deus Ophthalmographia, written in 1632, was written almost with Descartes at the other side of the desk. At the time, Plem and Descartes were working together in Amsterdam, were performing dissection of eyes in the Kalverstraat, and therefore it's extremely likely that at the time when Descartes was writing Le Monde, he was confronted once again, thanks to Plemp, to this theory that species work as seed of the external object, that they are naturaliter ordinate. And I think Descartes' theory of the institution of nature can be read as a response to Rubio's claim of this naturaliter ordinate account. Descartes replaced Rubio's account, grounded in a biological metaphor, this seed analogy, with the theory of an institution, which is patterned ultimately after the case of language. By so doing, Descartes made room for a plurality of equally legitimate sense perception of the same features of objects, which is exactly, I think, what Rubinstein intended to rule out. So the entire naturality or another thing wanted to make sure that we perceive things as they are, whereas Descartes' theory of an institution of nature and the possibility for God to constitute the human mind in other ways leaves room for the possibility of different sets of perception, as we have seen in the passage quoted above. The transition from Rubio's naturaliter ordinata species to Descartes' divine institution reflects, I think, a larger conceptual shift as to where to locate the explanation for our sense perceptions. Rubio, as a good Aristotelian, believes sense perception to be entirely determined as to their content by external objects. Oak trees generate oak trees, elms. This is how the natural order unfolds. And so the redness and greenness in objects, by means of their species, bring about red and green in the mind. For Descartes, by contrast, objects by themselves do not determine how we perceive them. In order to account for sense perception, one has rather to look at the perceivers, not at the external objects, and even more fundamentally at God's decision in creating them, in creating human beings, to pair certain brain states with certain sensations. There remains, of course, an important question here.
How is it then that, given the fact that we don't perceive things as they are, we perceive them in the particular way we do? This asymmetry, this problem of dissimilarity in the case of the secondary qualities is, of course, a big issue in the early modern age. And still Hume identified it as the fundamental problem of modern philosophy. Descartes subscribed to this theory is, in some sense, the first of its major proponent, but he tries to take one step forward and one step more and to try to explain how it is that we perceive things as we do, given the fact that we don't perceive them as they are. Why did God decide to constitute human nature in the particular way we do, to prepare certain sensations rather than others? And here we have, of course, Descartes, sorry for the Freudian typo. Here we have the very famous theory defending in the sixth meditation, that our sense perception do not provide insight indeed into the nature of bodies, but perform a completely different task. Sense perception have been properly given by nature simply to indicate to the mind what is beneficial or harmful to the composite of which it is a part. And to this extent, they are clear and distinct enough. But it is a subversion of the nature and order to treat them, as he was used to, as reliable touchstone for immediately discerning the essence of the bodies located outside us, about which all the indication provided by sense perceptions are only very obscure and confused. To put it in a bit on our motto, sense perception, the senses according to Descartes, they are not there for cognition, they are not there for truth. They are there for making you survive, for making you thrive, to make you being able to get around the world and prosper. They are not there for truth, they are there for ecology, for survival. And Descartes insists in the meditation and also in later works on this particular account, and it makes clear that the constitution of the human nature in the particular way it is constituted, it's indeed intended to make sure that this is the case. It's the passage that we were reading at the beginning of the talk, but now hopefully it will become more clear, all of its implications. It is true that God could have constituted the nature of man such that this particular motion in the brain indicated something else to the mind. It might, for example, have made the mind aware of the actual motion occurring in the brain or in the foot or in any of the intermediate regions, or it might have even indicated something else entirely. So the pairing of brain states and mind states could have been completely different. There is nothing like a naturaliter ordinata reaction relation here. It's God deciding to do it in a certain way rather than any other. But there is an explanation for this. Here the car goes well beyond the Aristotelian. But there is nothing else but this particular constitution of the human mind, which would have been so conducive to the continued well-being of the body. And once again, always in basically the same passage, my final observation is that any given movement occurring in the part of the brain that immediately affects the mind produces just one corresponding sensation. And hence, the best system could be devised so that it should produce the one sensation when, of all possible sensations, is the most especially and more frequently conducted to the preservation of the healthy man. In a way, according to Descartes, our eyes, our hands, live in the best of all possible worlds. Not as so much for the objects we are confronted with, to be sure, but the sensations we have by opening our eyes, by touching things and so forth, are the one best suited to make us survive and live. We can find it, I don't have the passage here, and I think I don't even have the time to discuss it in detail, but you might see that already at the time of the publication of the Dioptrique, Froment objected to Descartes that, well, he couldn't well make sense of his theory of perception, because, said Froment, according to you, things outside us do vary according to more or less, so there is a stronger or a weaker movement of the particles, a stronger or weaker movement of the nerves, but we don't perceive things as being in a continuum in our sense experience. We have the opposition between pain and pleasure, between sweet and bitter, between
white and black. So how is it, wonders Promondus, that this opposition to we are confronted with in our self-perception can be determined by something which is not in an opposition in reality? And here is exactly where the theory of the institution of nature comes in. So in our sensing and perceiving the world, we are indeed distorting how things are. And is God in is God who has decided for our perception to be so in order for us to make it better in the world? We cannot indulge in all the speculation here about the relation between this particular human mind of perceiving and the mind-body union. According to Descartes, we human beings are the only instance of a embodied mind. As for the angels, even in case they were in the body, they wouldn't be conjoined the way we are. They would be just like a ship, like nauta in a ship. As for animals, they lack sentience at all. But I think it's really important here to notice that the car at the end of the meditation tried to rescue something like a particular, something which is specific of the human sort of the union. The fact that we locate the pain in a certain spot rather than any other, it depends on the specific constitution of our bodies. The car will not pursue it. It will be up to later thinkers who will provide non-human animals with sentience to explore this aspect and come up with the idea of something like incondiatrati des animaux, that different minds, in their case, can perceive the world in different ways according to the way best suited to make it survive. But to conclude my talk, I think that Descartes at the end of the meditation was able eventually to give a sense to what it is to be a human being, and did so by looking precisely at sense perception. Opening our eyes, according to Descartes, we are not just confronted with external objects. Opening our eyes, we are confronted at any time with what it is to be a human being. E grazie mille per la vostra attenzione. Merci infiniment, Mattia. Et je crois que à ce point, je dois donner la parole à Sigrid Agostini. Sigrid Agostini, qui, je crois que tout le monde la connaît, mais j'ai le plaisir de l'introduire puisqu'elle est en train de publier finalement son gros livre sur les lettres de M. Claude Clercelier, qui sera bientôt publié chez Brebes. C'est un livre énorme qui fait vraiment le point définitif sur la question eucharistique chez Clercelier. Et je crois que dans son intervention, il y a quelque chose à ses propos. Son titre est en effet « Hocest corpus meum, il Cristo storico come soggetto nella corrispondenza di Clercelier ». Merci encore, Mattia, pour cette remarquable communication. Et Sigrid, bienvenue. Grazie, mi sentite? Sì. Perfetto. Allora, innanzitutto grazie per questa bella presentazione che naturalmente crea moltissime aspettative, quindi spero naturalmente di poter essere all'altezza. Prendo giusto 2 minuti prima, anche forse meno, prima di cominciare con il mio intervento, perché vorrei spendere qualche parola di ringraziamento prima di cominciare. Prima di tutto chiaramente ringrazio Igor per l'organizzazione, ringrazio la professoressa Belgioioso Giulia, quindi a cui toccherà oggi l'onere e l'onore anche di chiudere queste giornate ricchissime di lavoro, di veramente che hanno portato e porteranno contenuti davvero ricchi, davvero intensi. Mi permetto di ringraziare anche Mattia Galati, perché in questi 2 giorni davvero ci sta dando una grandissima mano nell'organizzazione, nella
gestione del colloquio, che non sempre è semplice, e naturalmente ringrazio tutti i presenti che sono diciamo qui, per me almeno persone che conosco sotto diversi rispetti, quindi amici, colleghi cartesiani illustri che ho veramente il piacere di incontrare qui oggi, e che veramente, a dispetto delle modalità di questo incontro, cioè a distanza, quindi circostanze forzate, per certi versi in realtà proprio questa circostanza permette forse di ritrovarli un po' tutti, come mai magari sarebbe stato possibile, e come forse qualche volta è stato reso possibile in passato. Quindi io sono veramente, poi concludo, però ci tengo a dirlo, particolarmente grata oggi di essere qui, sicuramente per questo motivo. Poi passatemi la battuta, ma mi viene spontanea, perché oggi sono qua in una modalità duplice di presenza, perché da un lato come organizzatore anch'io, ma questa volta anche come relatore, e diciamo l'altro motivo per cui sono quindi particolarmente contenta di essere qua oggi, perché effettivamente posso presentare qualcosa che sì, è qualcosa che nasce un po' da questo lavoro veramente decennale che finalmente sta per uscire, però ecco, la partecipazione a giornate di lavoro come queste permette, almeno è stato questo il mio caso, di lavorare su questioni che magari sì, ho affrontato negli anni, ma non da questa prospettiva, e quindi ecco, queste giornate permettono sempre di, come dire, approfondire, come dire, fare ecco dello studio, della ricerca su questioni che magari sono state affrontate, ma non da questa prospettiva come quella che vi presento magari io oggi, sulle quali io stessa mi rendo conto che c'è ancora tanto tanto lavoro da fare, e spero appunto di potermici dedicare in maniera proficua nel tempo a venire. Quindi comincio. Dunque Mattia sta facendo passare appunto diciamo le slide che ho dato, perché mi facilita il compito, quindi comincio con il mio intervento. Parlerò in francese per dare insomma la possibilità all'uditorio di comprendere il più possibile quello che dirò oggi. Possiamo partire, Mattia, con la diapositiva numero 1, quindi c'est la citation numéro 1 de l'endout. Monsieur, ce ne sera pas la moindre des obligations que vous aura la philosophie de l'incomparable Monsieur Descartes de ce que vous l'avez rendue toute civile et toute galante. En considérant attentivement les belles, méthodiques et judicieuses remarques que vous avez faites sur la censure du père Fabry, et voyant la façon dont vous avez placé les concedo, les distingo et les nego, qu'on peut appeler scolastiche orationis lumina, je ne puis m'empêcher de me conjuguer avec vous de ce que vous la rendez aussi disputatrice ou argumentatrice. Et par le bel emploi que vous faites de ces verbes consacrés à la dispute, et où vous réussissez mieux que les Balzac, les voitures et les Vaugelas ont fait dans l'usage des particules françoises, en sorte, monsieur, qu'il me semble déjà voir cette belle philosophie régner partout en souverain. Et tout cela par vos soins et par les bons services que vous lui rendez, puisque sa clarté, sa solidité et toutes les autres beautés l'ayant déjà rendue maîtresse dans les cabinets, la galanterie la fera aisément passer dans la cour et l'ergotisme dans les classes, malgré les efforts de tous les esprits pédantesques. C'est par ces mots que s'exprimait le 24 mai 1660 le bénédictin Antoine Vinon, dans sa lettre à Claude Clercelier. Il louait en même temps la façon dont Clercelier défendait la philosophie cartésienne contre l'assaut de ses ennemis, c'est-à-dire à ce moment-là les jésuites, dont notamment Honoré Fabry. Avec cette lettre, qui constitue à plusieurs égards un texte d'une importance capitale, le bénédictin venait à s'insérer dans un débat à plusieurs voix mené après la mort de Descartes par Clercelier lui-même, qui fut à l'origine de ce débat et l'un de ses principaux protagonistes, en tant que porte-parole des instances de la philosophie cartésienne. Ayant débuté en 1654 sur l'impulsion du religieux Augustin François Vioguet, docteur en théologie de la faculté de Paris et aumônier de l'ambassade de France en Suède, ce débat concernant l'explication physique de l'Eucharistie, l'abîme des abîmes, comme put la définir Vinon lui-même, abordait d'entrée de jeu deux questions fondamentales, à savoir 1.
Premièrement, la permanence sans miracle des espèces du pain et du vin sans la substance du pain et du vin. Deux, la modalité de présence du Christ dans l'Eucharistie. Ces deux questions, qui étaient au centre de l'explication du mystère eucharistique fourni par Descartes, respectivement dans les quatrièmes réponses et dans ceux de l'être à Denis Mélan, traversent d'une certaine manière l'intégralité de la correspondance eucharistique de Claire Cellier, qui durera jusqu'en 1684, date de sa mort. Les slides, oui, voilà, Mathia. Les slides que Mathia va vous montrer vous permettront de juger de l'ampleur et de la persistance diachronique de cette correspondance eucharistique. Ou mieux, aurait dû vous permettre de juger de l'ampleur, mais effectivement, ils sont trop petits, on ne peut pas zoomer. Mais donc, ça, c'est comment dire, la liste de toutes les lettres que Claire Cellier a dédiées à cette question. D'accord, ils sont en tout 79 lettres qui traitent tout de l'Eucharistie. Revenons tout d'abord à la lettre de Vinon du 24 mai 1660. Parmi les 79 lettres qui constituent la correspondance eucharistique de Claire Cellier, des raisons m'ont convaincu de choisir ce texte en particulier. La première raison est d'ordre historique, la seconde est d'ordre anthropologique et concerne de plus près la question qui fait l'objet du séminaire d'aujourd'hui. Nous allons donc les examiner ensemble. Donc, je vais partir de la raison d'ordre historique. En premier lieu, il s'agit d'un texte, la lettre de Vinon, qui nous donne un aperçu de première importance et surtout de première main de la situation, déjà à l'époque extrêmement délicate, de la philosophie cartésienne. Le 7 octobre 1659, donc quelques mois avant cette lettre, le jésuite Jean Berthet, un autre correspondance et à l'époque ami intime de Claire Cellier, prend part au débat. Berthet, qui avait pris connaissance des lettres de son ami Abiogué, le prie de lui envoyer ses écrits sur l'Eucharistie. Berthet assure à Claire Cellier que le père Fabry, l'un de ses amis jésuites, se trouvait actuellement à Rome et pourrait lui fournir tous les renseignements les plus utiles à ce sujet. Rassurée par le jésuite, Claire Cellier lui répond le 28 octobre en lui envoyant tous les écrits contenant l'explication cartésienne de l'Eucharistie. C'est fois un choix imprudent, comme aura l'occasion de le souligner quelques années plus tard, le 27 janvier 1664, Vinon. Et c'est la citation numéro 2 que vous voyez là sur l'écran. Pardon. Pour vous parler donc, messieurs, avec toute la sincérité d'un véritable ami, de votre commerce avec les pères Berthet jésuites, je crois que vous ne pouviez donner un attent plus mortel à la philosophie de M. Descartes, ni à la réputation de sa personne, qu'en communiquant vos pensées et vos écrits sur la matière de l'Eucharistie à ces gens-là. Les gens-là sont les jésuites. Claire Cellier, qui devait avoir tout à fait sous-estimé l'ambiguïté de Berthet, qui pourtant dans leur correspondance s'était présenté à lui à la fois comme partisan de Descartes, plus qu'artiste que gassendiste et auteur d'un ouvrage, Traité de l'Eucharistie suivant l'opinion de M. Descartes, ne fit pas autre chose qu'ouvrir la porte aux censures, tant de Fabry que de François Malaval, tous deux en avril 1660. Celles-ci furent à leur tour l'une des causes des condamnations du cartésianisme à Louvain, 1662, et à Rome, 1663. Qui dénonçait l'incompatibilité de la res extensa avec le dogme de l'Eucharistie et le début d'une série de difficultés auxquelles la philosophie cartésienne devrait faire face dans les années à suivre. Si les jésuites constituaient à cette époque et pour longtemps encore l'une des principales causes d'hostilité envers la philosophie cartésienne, il est vrai aussi que cette dernière pouvait compter sur l'appui d'autres ordres religieux, comme les oratoriens, en partie, et surtout les bénédictins, comme nous l'apprend l'entière correspondance de Claire Cellier avec des personnes telles que Robert de Gabet et Vinon. En effet, cette lettre à Vinon offre à ses propos un précieux témoignage.
mais aussi pour trois aspects supplémentaires. Premièrement, parce qu'elle nous apprend qu'Ovino était parfaitement informé à propos de la doctrine eucharistique de Descartes, grâce au Descartes des quatrièmes réponses, qui ces années-là était enseigné à Rome par l'éminime Emmanuel Magnan. On peut lire, Mathias, la citation numéro 3. Merci. « Ne croyez donc pas, monsieur, que les conciles de Latran, Florence, Cologne et principalement celui de Trente ayant rien fait contre cette doctrine, comme le prétend le père Théophile, que c'est le père Théophile de Renan, car les bons pères Magnan prétendent démontrer dans une théologie qu'il fait imprimer présentement à Rome, où il enseigne encore, que cette doctrine, bien loin d'être contraire à aucun de ces mêmes conciles, lui sont favorables. » Deuxièmement, en second lieu, que Vino lui-même était pleinement convaincu de la parfaite orthodoxie de la philosophie cartésienne. On peut lire la citation numéro 4. Je vous puis aussi assurer que les ayant lu, à savoir les conciles, très exactement, je n'ai rien trouvé non seulement qui établisse pleinement, mais même qui puisse appuyer cette prétendue doctrine des accidents. Si ce n'est peut-être ce même terme d'accident dont quelques-uns de ces conciles se sont servis, que nous ne rejetons pas aussi, mais que nous expliquons par ces mots et plus anciens et plus autorisés d'espèces ou apparences, dont le dernier concile de Trente qui a parlé plus clairement et plus profondément de ce mystère s'est servi, et non pas de celui d'accident. Troisièmement, en troisième lieu, que l'un des moments essentiels de la stratégie défensive des cartésiens, Descartes le premier ainsi que Clercelier, consistait à s'en remettre toujours à des autorités solides pour soutenir leur doctrine. Nous assistons donc, et la lettre de Vino en constitue un exemple important, et toute la correspondance foison des cas similaires, à une complète réhabilitation de la pensée des pères, grecs en particulier, souvent évoquée dans un rôle antiscolastique. La doctrine de Descartes est supérieure aux doctrines scolastiques à partir de Thomas d'Aquin, comme le montre la référence de Vino aux jésuites Denis Petot, dont les dogmata théologica exercitaient effectivement à l'époque une profonde influence. On peut lire, Mathias, la citation numéro 5. Merci. Et les pères Petot, dans les dogmes théologiques, a déjà établi un principe qui était le plus contesté. Car comme ces bons pères n'adorent que ceux qui sortent de chez eux et qui se supportent en tout et partout, soit en bien, soit en mal, le grand secret pour le faire recevoir, malgré eux, quelques points de doctrine, c'est d'en tirer les fondements de leur propre ouvrage philosophique ou théologique. Citation. Et c'est justement cette référence au rôle jugé par les pères de l'Église dans la stratégie de défense de la doctrine eucharistique cartésienne, dont l'autorité est évoquée en faveur de la doctrine cartésienne de l'Eucharistie, pour contraster celle plus récente de Thomas d'Aquin, qui nous amène au deuxième point d'ordre conceptuel que je vous avais annoncé au début de l'exposé. Donc, je vais introduire la deuxième partie de mon exposé, la raison d'ordre anthropologique qui m'a sollicité à choisir la lettre de Vino, qui on est en train de commenter. À côté de ces éléments que nous venons d'évoquer, dont l'importance réside surtout dans l'opportunité qu'il nous donne d'ajouter des informations supplémentaires utiles à la reconstitution historique du débat sur les questions eucharistiques, la lettre de Vino se révèle d'une importance essentielle pour une autre raison qui nous touche plus directement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Étant donné qu'en 1660, la question des espèces eucharistiques était désormais proche de sa solution, Vino se concentre sur l'aspect plus proprement anthropologique de l'explication cartésienne, que, à son avis, Descartes lui-même avait placé en fondement de sa doctrine dans sa lettre à Mélan du 9 février 1645. On peut lire la citation numéro 6. Je crois qu'il est nécessaire, pour plus grande facilité, de dresser comme un système eucharistique cartésien. Il faut donc dire, selon les principes de ce grand homme, que par l'efficace des paroles sacramentelles,
L'âme de Jésus-Christ, Dieu et homme, s'unit à ces matières du pain et du vin sur lesquelles elles sont prononcées, avec les circonstances requises, et qu'en vertu de cette union de l'âme de Jésus-Christ à cette même matière, elle cesse d'être ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire pain et vin commun, et devient effectivement un pain et un breuvage tout divin, c'est-à-dire que ces substances sont exaltées jusqu'à être le véritable corps du Fils de Dieu. Et tout cela par une nécessité indispensable, fondée sur la nature et l'essence du composé que nous appelons l'homme, dont la partie principale étant l'âme raisonnable. À quelque matière que cette âme puisse être unie, elle en fait son corps, et quelque chose qui lui appartient. Fin de citation. De plus, cette façon d'expliquer le mystère eucharistique est, selon Vinon, particulièrement appropriée pour expliquer une conviction de père, à savoir que l'Eucharistie peut aussi être conçue comme une extension de l'incarnation. Citation numéro 7. Et voilà. Notre façon d'expliquer ces mystères explique parfaitement aussi cette pensée des pères, qui a passé un axiome, à savoir que l'Eucharistie est une extension de l'incarnation, puisque Jésus-Christ fait tous les jours, sur tant de portions de matière, ce qu'il a fait une fois en prenant la chair humaine. On pourrait aussi dire qu'il y aurait ou pourra avoir en quelque façon une extension de la passion du Fils de Dieu, puisqu'on pourrait encore expliquer d'une façon très naturelle et très propre les exagérations que les pères font touchant le crime de ceux qui traitent indignement le corps de Jésus-Christ, qu'ils expliquent per vim inferre corpori Christi, Christum ipsum invadere, iudam emulari. Toute façon qui explique mieux ces pensées toutes mystérieuses qu'elles ne s'expliquent dans l'opinion commune. Fin de citation. La référence concerne la doctrine de Jean Chrysostome, qui concevait précisément l'Eucharistie comme une extension de l'incarnation et le sang comme symbole de l'Eucharistie. C'est un fait notoire parmi les historiens de la théologie et notamment de la liturgie que le théologien moderne de François de Sales au bénédictin de Marialac, je pense au Docasle, révisitèrent la tradition chrysostomienne en parlant à ses propos de l'Eucharistie comme du mémorial de l'incarnation. Ce qui est moins bien connu par contre, et dont la lettre de Vinon atteste d'ailleurs de manière incontestable, ce que cette histoire a impliqué en certains moments au cours de la correspondance entre Clercellier et Vinon, mais aussi un peu avant, en 1654 déjà, l'explication cartésienne de l'Eucharistie. La supériorité de cette dernière par rapport à l'opinion commune dont parle Vinon, ici évoquée, sans aucun doute la doctrine de la transubstantiation ratifiée lors du concile de Latran puis de Trente, s'est manifestée, selon Vinon, pour le fait qu'elle permettrait de penser la conversion beaucoup mieux que la transubstantiation, dans les termes d'un d'en avoir lieu et tous les jours, d'un mémorial, justement, de l'incarnation. La doctrine cartésienne de l'Eucharistie a donc une place philologiquement attestée par la correspondance de Clercellier dans la longue histoire, plutôt souterraine en vérité, fortement marquée par la théologie bénédictine qui mène de Chrysostome à Cassel au début du XXe siècle, quand encore une fois la liturgie spéculative essayera de se libérer des rigidités de la théologie thomiste du Concile de Trente. Une telle perspective requiert une réarticulation, si je peux dire, de l'ontologie eucharistique. La subjectivité du Christ comme sujet des espèces converties, hoc est meum corpus, se redouble selon un deuxième modèle de subjectivité. Le Christ eucharistique devient le sujet de la passion elle-même, puisque, comme le dit Vinon évoquant Chrysostome, l'Eucharistie est bien une extension de la passion du Fils de Dieu. Dans la conversion, le Christ est le sujet et des espèces converties et de la passion.
Mais ce qu'il est important de souligner dans le développement des vinos, c'est que si la conception cartésienne de l'Eucharistie est d'une supériorité manifeste par rapport à l'explication thomiste du point de vue de son accord avec les pères, ce n'est pas seulement pour ses aspects intrinsèques, mais aussi pour son lien très étroit avec le mystère de l'incarnation. Ce qui veut dire que, non content de mieux expliquer le mystère de la conversion par rapport à la transsubstantiation, elle fournit également une meilleure explication de la vieille doctrine chrysostomienne de l'incarnation comme prolongement de l'Eucharistie. Ce redoublement permet à l'explication cartésienne de l'Eucharistie de devenir ici vraiment bel et bien non seulement au-delà des intentions, mais aussi des stratégies adoptées par Descartes lui-même dans la défense de sa doctrine eucharistique, une théologie cartésienne, theologia cartesiana, pour utiliser une expression qu'on connaît très bien. Théologie cartésienne qui donne en même temps raison dans l'explication de l'Eucharistie, maintenant réinterprétée pardon, comme le mémorial de l'incarnation, du mystère de la conversion et, à travers elle, du mystère presque suprême de l'incarnation et qui, pour cette raison exacte, bien loin d'être une théologie ad mentem tome, est une théologie cartésienne ad mentem patrum. Je viens en conclusion. S'il apparaît clairement que Vinon se réjouissait du fait que la façon de Cartésien d'expliquer les mystères eucharistiques était la plus convenable, il conseillait pourtant Clercellier de poursuivre son infatigable travail de clarification de la philosophie cartésienne. En effet, surtout pour ceux qui étaient des implications anthropologiques de la doctrine, le travail de Clercellier s'est révélé encore plus précieux afin de rendre les principes de M. Descartes inébranlables dans l'ordre de la grâce comme je crois qu'ils le sont dans la nature, pour utiliser une expression qu'utilise Vinon dans cette lettre. À propos de ce que je viens de dire, Maria Grazia Zacconi-Sina a effectivement avancé une intéressante thèse. C'est à partir de la sollicitation de Vinon que Clercellier aurait écrit tout de suite à Louis de la Forge, lettre du 4 décembre 1660, pour lui demander de collaborer à la rédaction de l'Homme. En effet, dans la préface au troisième livre des Lettres de Descartes, qu'il publie en 1667, Clercellier s'attribue le mérite d'avoir incité par ces lettres, qui représentent la dernière du volume, position stratégique sur laquelle M. Jean-Robert Armogat avait eu l'occasion d'insister, Laforge a écrit les traités et reconnu à lui le continuateur de l'œuvre de Descartes. On peut lire la dernière citation qui c'est la numéro 8. Mattia, on peut voir la dernière citation. Ok. J'ai fini ce dernier volume de lettres par une des miennes. Au fond, M. de la Forge, laquelle, la lettre, lui fit entreprendre son traité de l'esprit de l'homme. J'ai pensé que je pouvais sans scrupule finir l'ouvrage du maître Descartes, par où les disciples avaient pris occasion de commencer le sien. Fin de citation, je vous remercie. Grazie, merci Sigrid, pour grazie ça. À voi. Qui permet en effet de découvrir une page tout à fait inconnue dans l'histoire de l'explication eucharistique qui arrive jusqu'à la réflexion des bénédictines de Maria Lach. Et je crois que peut-être le débat pourra soulever des questions sur ce point-là. Donc, je laisse la parole à Mattia qui peut gérer les débats de nos invités. Merci à tous. Vous avez la possibilité d'indiquer que vous avez une question à poser. Je peux voir déjà la question de M. Garber, qui a déjà la possibilité d'activer le microphone. Thank you very much for three very, very interesting talks. I have a question for Mattia. Mantovani.
I found particularly amusing the reference to Rubio and the comparison between a species and a seed, which is naturally ordered to generate a particular kind of plant or animal. And I think that really does look like a very plausible place to look for the origin of the institutions of nature. But there's another notion, a sort of similar notion, that Descartes uses in Meditation 6, which is the teachings of nature. And I'm wondering what you think about the relationship between the institution of nature and the teachings of nature. One interesting difference here, though, is, of course, that when he's talking about the institutions of nature, he is, I think, talking about nature in the broadest sense. But I think when he's talking about the teachings of nature in Meditation 6, he's actually talking about nature in the sense of my nature, the nature of an individual human being. But what do you see a relationship between these two uses of nature in the account of mind-body unity? Many thanks for the splendid question, Dan. The picture will be even more complicated here for the sake of time. As I was saying, I didn't discuss the Le Monde, the passage from Le Monde, where the theory of the institution of nature comes in. And there the theory starts by reflecting on natural sign, Lothar and Thiers. And the idea by Descartes is something like, as nature had established some sign, établissait something like Lothar and Thiers, so as to for us to read in the minds of men, so nature may well have established other signs that relate things that don't be a similarity the one to the other. And there Descartes is speaking of l'institution des hommes and the signs established by nature, and little by little, I think it goes from there to the theory of the institution of nature. So the picture is even more complicated if you want. As for the teachings of nature in the sixth meditation, it seemed like you were saying that they though have perform a quite different task. I think what Descartes is trying to do there is to try to, in a way, rescue the cognitive value even of our first impression, the fact that I do have a body and so forth, insofar as we cannot, let's put it this way. It seems to me that Descartes' strategy throughout the meditation is to say the best faculty I have for something and that I cannot correct is right. Is correct. So I have true, clear and distinct perception. I cannot deny it. Therefore, it must be true. And little by little, you go down to the faculty. Do you have the teaching of natures? Something like the propension to say that there is an external world. And since there is nothing in myself that I can use to deny the value of this thing, therefore, I must say that this is correct. So it seems to me that Descartes is doing something like going one faculty through the other, the second best, the third best, and so forth, to validate all of them, in a way, in a certain... But the thing is, what's interesting, I think, in the sixth meditation is the problem he confronts, though, is distinguishing teachings of nature from prejudices that I learn from my youth, from my teachers, and so on and so forth. So it's very similar to what it is that he's doing earlier with clear and distinct perceptions. Yeah, I think it's exactly that. And the key point, I think, there for Descartes in the sixth meditation is to say, look, though, the senses are playing another game. We cannot blame God because the senses do not provide insight into the nature of things, because the senses are there for another business. And the error, as it's our error, so our here is the Aristotelians, who use the senses for doing something they're not intended for. So I think it's really very complex and nice what's going on there. But in order for Descartes to rescue God, the strategy is precisely to say, we are not playing the game of truth.
The great business of the senses is another thing. We can use them, of course, also for doing physics and so forth, but we all the precautions of the case. And this is exactly what I think it's so beautiful and so forth. You contrast it with the Aristotelians, according to whom the senses had a cognitive, a very high, they were the starting point of all cognition, as a matter of fact. Thanks again for your question, then. Nous avons la question de Monsieur Di Bella. Monsieur Di Bella, vous devez activer le microphone. Oui. Allora, a Giuliano Gasparri vorrei fare una domanda così molto ingenua, che è stato molto interessato alla sua esposizione e diciamo come lettore. Così, che non ha una conoscenza profonda di Gassendi, ecco, diciamo, anch'io mi ponevo il problema un po' dell'apparente, no, contrasto tra la posizione, no, di Gassendi, che riconosce, no, l'anima, poi la parte immateriale, eccetera, e diciamo il modo in cui lui non solo nelle obiezioni, ma secondo anche nella disquisizio, no? Critica, no? Tanti argomenti invece, no? di Cartesio. Mi sembrava che nella tua esposizione però tu appunto accennassi al fatto che anche nella disquisizio in realtà c'è un certo spazio per quella posizione che poi lui prenderà in seguito. Ecco, che non, diciamo, attenuavi, mi pare, il contrasto, no? L'apparente contrasto. Quindi mi interesserebbe molto sapere qualcosa di più. Faccio una domanda per Mattia anche, passo su. Tu Mattia, I want to ask this. It seems to me that in Descartes, in comparison with an author like Rubio, no, and so on, in Descartes, there is in this idea of the institutio naturae, there is a great emphasis on the idea of dissemblance, no, of dissimilarity. You have stressed that Rubio also says there is no formal similarity, you know, or something like this in the case of Spicius. But in any case, I think in Descartes, the emphasis on dissemblance, also in the dioptric, is stronger. I think that this could be explained simply by the fact that differently than in Rubio, Descartes assumes a mechanical view of physics, of matter, and so on. No? So I think that this difference is given by the ontology of which is presupposed and which determines this change also in the theory of perception. I want to ask what do you think about on this for Sigrid. Seulement une question. Alors, j'étais frappé du fait que dans la lettre de Vinault, si je ne me trompe, prend entièrement la position de la théorie eucharistique cartésienne dans les termes dont Descartes s'était servi dans la lettre à Mélan. Alors, c'est ça. Oui.
Oui, tout à fait. Je crois que Giuliano et Mattia doivent répondre à Stefano. Si. Si, si. Usa qui. Allora, mi permetto di parlare per primo, dato l'ordine delle domande. Intanto ringrazio Stefano Di Bella per la sua domanda. Sì, è così, io tendo ad attenuare il contrasto, naturalmente non perché il contrasto non ci sia tra la disquisizio e il sintagma, perché è chiaro che nella disquisizio la posizione di Gassendi è una posizione critica, e nel sintagma invece si cerca di mettere insieme una sua filosofia in positivo. Se attenuo il contrasto è perché secondo me è stato troppo accentuato. A nessuno degli interpreti più noti, diciamo, sfugge il fatto che Gassendi sia critico nelle obiezioni e nella disquisizio, e a nessuno sfuggono anche gli stessi punti che io ho citato per dire che il contrasto è sul metodo e non sui risultati fondamentali a cui sia Cartesio sia Gassendi mirano. Però ecco, io credo che se rileggiamo la disquisizio in questa chiave non troviamo proprio dei punti in cui Gassendi dica che il discrimine tra mente e cervello o tra immaginazione e intelletto non c'è. È sempre, come dire, mira sempre ad attaccare Descartes sul metodo. Quando Cartesio accusa Gassendi di volersi fermare agli attributi della sostanza, Gassendi risponde sì, è proprio così, voglio fermarmi agli attributi della sostanza, ma che lui abbia di mira anche una costruzione in positivo di una teoria della sostanza immateriale, si capisce dal fatto che sembra dire a Cartesio che col suo metodo proprio si preclude la possibilità di lavorare su quegli attributi o operazioni della sostanza di cui noi abbiamo esperienza. E quindi la speranza che si possa fare c'è. Gli stessi cartesiani, d'altronde, erano, come dire, un po' insoddisfatti della scarsa articolazione della teoria della cosa pensante in Cartesio. Credo quindi che proprio che questo sia il punto, ecco. Naturalmente io ho attenuato il contrasto per in funzione diciamo di opposizione a una vulgata che poi non è tanto degli storici della filosofia quanto dei secoli che precedenti, perché l'idea che Gassendi e Descartes, appunto nella seconda metà del Seicento e prima del Settecento, fossero i due grandi poli tra cui scegliere e che fossero due grandi tutti e due, ma che Gassendi fosse meno profondo, che è l'idea che Cartesio stesso aveva lanciato, si ritrova pari pari per esempio tra gli italiani in genovesi. Sono due grandi, ma Gassendi era meno profondo. Nasce un po' da questo discorso qui, che secondo me effettivamente va attenuato. Ecco. Non so se ho risposto un pochino alla domanda. Sì, Gassendi è una tradizione
Grazie mille Stefano per la domanda, è un piacere vederti dopo tanti anni anche se in questo formato. Mi permetto, guardo un attimo se riesco, forse questo mi aiuta a rispondere alla domanda nel caso in cui lo vediate. Quello che dici è ben vero, cioè sia Rubio che Cartesio pongono enfasi sul fatto che l'impressione cerebrale, quella che sarebbe la specchia in organo, la specchia in cerebro, e quello che noi percepiamo è dissimile. Cioè questo è comune a entrambi. Sia però qualcosa di importante qui effettivamente che Rubio, che lavora sin dall'inizio con il modello aristotelico, l'idea che it's well true that there is a similarity for both Rubio and the cat as regards the relation between the species in organo, species in cerebro, and what we perceive in the cat's parlance, the idea. But it's also well true that Rubio's working right from the beginning in an Aristotelian paradigm in which you have that cognition consistent similarity. So you are sure right from the beginning for people as diverse as Roger Bacon and the perspectivist Aquinas, Rubio, all the Aristotelian, that what we have in the end is formally identical or similar at least to what is out there in the object. Descartes starts, I think, from here. So it lives in, I think, this is my reading of how Descartes' metaphysics work in general, is working like we are sure that in the external world there are extended bodies. We don't know as for the other qualities, colors and so forth. And then Descartes is like, look, there is certainly a dissimilarity that I can explain in my theory of perception between the brain states and the mind states. These are altogether different, as different than the patterns of motion and impression of red. And then Descartes goes on, I think, to say, look, if you need to introduce a total dissimilarity here that I can explain by the theory of the institution of nature, you don't need to have that red is out there in things. So as far as I read it, but this, as I was saying, it depends on a comprehensive reading of Descartes' metaphysics. This was in my dissertation. I hope to make a book out of it. I think Descartes' reasoning, it works in the end as a razor. So I can explain everything in the world by getting rid of color qualities and so forth. Therefore, external things are nothing but extended things. So I think that the institution of nature is really crucial insofar as it permits Descartes to get rid of secondary qualities. And I think, you know, if you look at the Principia Philosophia, they were planned to have six books, right? They have to have the fourth book they have, and then they plan to have the fifth part on plants and animals, and the sixth one on the human being. As it is now, the fourth book has a long discussion on magnetism, and then there are 20 propositions on sense perception that apparently are completely out of place. And I think they are there because they are required in order for Descartes to prove that bodies are not extended things. There is a very important letter to Christina of Sweden via Chanu saying, I have established that things are not colored and so forth only at the end of the principles. So this is where I think the institution of nature comes in. But to really defend this claim, I will really need much more. So the question was absolutely wonderful, but I think I can only sketch a little bit of an answer. But thanks again, Stefano. Se è possibile, vorrei rispondere a Stefano in maniera un pochino più articolata. Se ho capito, Stefano, si già bien compris che tu m'avais demandé se te ta question était si tout ce qui est présent dans la lettre à Vinot est tiré de la lettre de Descartes à Melun, c'est ça? Sì, anche questa era una domanda naïf, cioè, diciamo. No, non è naïf. Descartes aveva dato diverse, no, suggerimenti, però lì vedo che lui prende con molta proprio nettezza in pieno la spiegazione, quella della lettera a Melan, no? Sì. Però ecco, chiaramente io non ho riportato tutti i passi né diciamo tutte, no chiaramente, però adesso così faccio una piccola precisazione, ma queste sono cose anche nuove per me che ho diciamo ho avuto modo di vedere lavorando per questo intervento, quindi c'è moltissimo da fare, però ho cercato di fare una ricognizione. Sì, sicuramente ci sono
chiaramente passi e interi concetti che rivengono dalle lettere, come è chiaro, che sono alla base di questo dibattito, no? Come ho detto all'inizio, delle lettere di Descartes a Meland, però c'è ancora qualcos'altro, cioè qui viene detto, adesso poi magari io mentre voi parlavate ho cercato all'interno del corpus, quindi mi permetto poi di leggervi questa piccola citazione, così poi concludiamo su questo punto, c'è altro, ovvero che qua si insiste su un fatto, no? Che questa dottrina, che la dottrina cartesiana, ok, che quella sì che si trova nelle lettere a Meland, ma insomma si discute anche in modo più ampio, questa dottrina è superiore, okay, per spiegare questa concezione del prolungamento, no, della dottrina caristica come incarnazione. Questo perché si fa riferimento, adesso vi leggerò un passo di una lettera appunto di Claire Sellier a Vioguet del 54, appunto, in cui si fa riferimento all'accrescimento, cioè in pratica si fa riferimento all'ultima cena, quindi c'è quel momento in cui Cristo chiaramente mangia, la dottrina per cui appunto il momento dell'ultima cena, Cristo mangia appunto il pane e lo trasforma, no? Il pane che ha mangiato, quindi c'è un aumento, c'è una croissement, loro ne parlano tantissimo nella corrispondenza, quindi c'è un aumento del corpo e quindi in questo senso proprio la dottrina cartesiana si presta, diciamo, meglio di qualunque altra, meglio chiaramente della dottrina aristotelica, meglio della dottrina atomistica, a spiegare appunto questo aspetto, quindi il prolungamento dell'incarnazione, perché c'è questo aumento del corpo di Cristo attraverso l'ingestione del pane, quindi chiaramente ci vuole un concetto che sia in grado di spiegarlo, no? Che dia conto, diciamo così, dell'accrescimento, dell'aumento di materia, e questo chiaramente la filosofia cartesiana è in grado di spiegarlo meglio di qualunque altra dottrina. Cosa che mi permette di fare due precisazioni, però una appunto questa, vi voglio leggere questo passo, se ho un momento per leggervelo, e l'altro è un'altra questione che riguarda un po' il rapporto che vi ho detto all'inizio circa i padri diciamo la spiegazione cartesiana dell'Eucaristia, la difesa che ne fanno i cartesiani e i padri della Chiesa, come vengono recuperati. Ecco, perché io vi ho detto, semplificando, che quasi tutti i cartesiani ritengono che appoggiarsi ai padri della Chiesa, diciamo, sia come dire, fondamentale in qualche modo per cercare di dare forza e dare autorità alle tesi che vengono difese, ma non tutti la pensano così, perché Poisson, per esempio, ritiene, e questa è una cosa molto interessante, in una lettera c'è uno scambio di Claire Sellier con Poisson nel 67, quindi un po' di anni dopo, parlano ancora della dottrina cartesiana, perché ve l'ho detto, si arriva fino agli anni 80, e Poisson dice in maniera esplicita a Claire Sellier che in realtà i padri della Chiesa, sì, cioè sono utili, ci possiamo appoggiare sui padri della Chiesa, ma in realtà la loro dottrina, la loro forza serve per dare, diciamo, coerenza interna alla dottrina cartesiana, ma questo non rende la dottrina cartesiana compatibile con la fede, non servono a questo, secondo Poisson. Quindi questo secondo me è un aspetto molto interessante anche del recupero dei padri della Chiesa, quindi anche lì insomma c'è tanto da dire. Allora vi volevo leggere questa lettera che ho cercato del 6 novembre del 54, una piccola porzione di testo, e Claire Sellier dice: «Le pain est changé au corps de Jésus-Christ par voie d'accroissement de ses cinq corps, ce qu'il ne faut pas toutefois entendre comme par forme d'addition de quelques parties intégrantes, ma per forme d'accroissement de matière. Qui devient son corps tout entier suivant la pensée des pères, okay, qui parle de l'Eucharistie comme d'une extension de l'incarnation, en ce que l'union de l'âme et du verbe s'est fait autant de matières que l'on consacre. » Ecco, questo volevo dire. Quindi c'è sicuramente questo recupero delle lettere a Meland, ma c'è anche tanto, tanto altro. Tutta la corrispondenza chiaramente è piena, come vi dicevo, di questi riferimenti. Si tratterebbe di mettersi lì, ecco, di studiarli bene, di contestualizzarli, di vederli tutti, cosa che io non ho avuto il tempo, cioè non è che non ho avuto il tempo di fare, non è possibile dedicarsi a tutto con la stessa intensità, cosa che però dopo questo seminario magari mi consentirò di fare, vediamo un po'. Comunque grazie della domanda, spero di aver risposto in maniera esauriente, chiara soprattutto, più che esauriente.
Alors nous avons la question de Monsieur Frigo. Yes, very quickly because we are at the end of our time. One quick remark for Mattia, just to confirm the intuition about Condillac. There's just one point in Condillac where Condillac admits a kind of institution of nature. It's exactly the same point, the fact that suffering and feelings are situated in some, located somewhere in the body. So it's exactly the same point as the sixth meditation. And the reason is that Condillac doesn't want to make up a human mind, but to make up, I quote from the Traité, an animal capable de veiller à sa conservation, which is exactly what sensations can do. So exactly in the same, I have the same feeling you have about the line between Condillac, even if they are completely different, about the foundation of knowledge. And one quick question for Giuliano, or in English, just to be understandable for everybody. Do you think that the use of occasion terminology, so occasion in Gassendi, can also be kind of souvenir of the theory of abstraction from Suarez. Suarez has a theory of abstraction, which is an active theory. There's kind of production of specie intelligibilis out from specie impresse, from specie impresse to specie impresse. And Suarez uses several times occasio in order to say that it's at the occasio of specie impresse that there's the production of specie expresse, in order to say there's not really a link, a casuality link, but just a production, active and autonomous production of the intellectual species. So do you think there's kind of this terminology, I think it comes from Scotus, but specie in Suarez, in the uses you have pointed out of Gassendi, the use of occasio terminology? Is it my turn? Sorry. Okay. Thank you, Alberto, for this question, which I take more as a suggestion than a question, because I don't know. Gassendi doesn't quote Suarez in this context. But this is, of course, a possibility, because the structure of the argument is the same as you are telling it. So it is a good possibility. Once again, I've been talking about the relationship between Cartesian occasion and Gassendi's occasion, but this doesn't rule out other influences, and this is a good one. Also, Duns Scotus, of course. A third path, possible path, would be also astronomy, as I very quickly hinted at, because there also occasion crops up in Gassendi. It's just it is very interesting, and I think it should be studied more. And and Suarez is also a good a way to go and to deepen. So thank you. Let me just thank Alberto for his remark, which is very precious. You know, I think, Alberto, there can be even a little bit something more in Condillac. Dans les traités des animaux, I have in mind the fourth chapter of the second part, the one sur les langages, where he says, you know, the animal who have five,
which have five senses the way we do, share most of le fond de notre idée. And then it says they live in the same places, but not in the same circumstances. And you know, I was even, but this is really something I would like to do in the future, whether you can draw a line from that kind of thoughts to the discovery of ecological umwelten that you find in von Hutzkull and onwards. So where this idea that we are in the same places, but really different animal species, in a way perceiving it differently with different relationships and so forth, you have little by little the emergence of the idea that different animal species perceive in different ways. That's something that certainly you don't find in the cat. So many, many things. Alors, j'ai vu une question de Madame Shapiro, mais je ne peux pas la voir encore. Madame Shapiro, avez-vous une autre question? Non, c'était déjà posé oui. Et répondu. Alors. Parfait. Alors, je pense que les questions sont terminées. Et alors, je passe la parole à Monsieur Agostini. Forse non riescono, bisogna vedere che sono con il computer della professoressa. Okay. Ma sono stati promossi i relatori, quindi dovrebbero. Eccomi. Ok, perfetto. Ecco. Il n'y a pas d'autres questions, Mattia? Le questions sont terminées. Sont terminés, d'accord. Et alors, je propose de recommencer dans 10 minutes à 16h15. Merci à tous. Grazie, grazie a tutti. A très bientôt. Grazie. Ciao, Sigrid. Ciao, Giulia. Mattia? Madame Shapiro? Oui. Oui, can I check to make sure that I can screen share for the next session? Yeah. Excellent. Attends. Un moment. Ok. Je propose de faire la même chose après Madame Shapiro à Monsieur Frigo. Attends, parfait. Il faut que je change mes préférences de système. Oui. Il y a des étages. Voilà.